Siamo con Yuri e Diego, sempre presso la sede dell'Union Coop dove si svolgono i corsi della scuola di specializzazione SAV per la sorveglianza aerea veneta. E voi perché state facendo questo corso? Questo corso, ricordiamolo, è lo specific che viene dopo la 1 e la 3, la scorsa settimana avete fatto la 2. Come mai questo corso? Questo corso è per approfondire la conoscenza nostra e per coinvolgere anche altre persone a volare in completa sicurezza, perché esistono delle normative ben definite che permettono anche di volare in scenari, diciamo, più complessi, vicino agli aeroporti, in zone dove c'è alta densità di persone. Però per fare questo bisogna avere una conoscenza di quello che è la legislazione in merito ai sorvoli, ecco. Effettivamente la cosa importante è avere la consapevolezza del mezzo che portiamo e del regolamento che c'è da rispettare per non creare intralcio al traffico aereo, ovviamente. La SAV si vuol porre come coadiutore, come aiuto alla protezione civile in caso di alcune operazioni. L'utilizzo dei droni adesso quanto è importante in alcune operazioni della protezione civile? È importante perché diciamo invece di impiegare, per dire, un elicottero che ha dei costi esagerati, si può utilizzare comodamente dei droni. Esempio, per i due ragazzi che sono scomparsi, che non si trovano ultimamente, noi abbiamo già nel nostro piccolo già attivato un piano di ricerca che i nostri associati a proprio tempo faranno dei piccoli sorvoli in cerca di queste persone. Perciò il drone viene coadiuvato alla squadra e con minor costi di gestione e di pericolo per la persona che lo conduce. Oltre all'utilizzo con la SAV, fate anche un uso privato del drone? Ovvio che sì, abbiamo cominciato un po' tutti in questa maniera, diciamo, e abbiamo visto che effettivamente ha delle potenzialità per poter essere di supporto in tempi brevi su più zone. Il drone è una passione che nasce a sé stante, nasce legato alla fotografia, nasce legato alla meccanica? Beh, nel mio caso entrambe le cose. Sì, a me più la meccanica da aerei, elicotteri, e all'inizio quelle macchine radiocomandate, sono partito, poi evolvendosi e sono meno fotografico, lui, per dire, è un più esperto sulla fotografia, dopo ognuno ha il suo campo di utilizzo. Ecco. Questo corso che facciamo si divide in due giornate, una a livello teorico qua nella sala della SAV e l'altro pratico, che andremo domani a Bergamo, dove verremo esaminati anche sulle nostre capacità di condurre il mezzo in uno scenario all'esterno.